Buonasera a tutti, signori. Siamo qui per parlare, spero anche abbastanza velocemente, di quella che è stata l'intervista rilasciata da Leonardo Bonucci a Sport Mediaset e a Riccardo Trevisani. Devo dirvi la verità, 32 minuti che mi sono ascoltato e vi invito a farlo anche voi perché poi io farò un commento su alcuni passaggi fondamentali, però vi invito ad andare a vedere anche voi questa intervista di Leonardo Bonucci, un Bonucci che cerca di buttare fuori tutto quello che aveva dentro. Secondo me non ci fa una grandissima figura, voglio partire da questo presupposto, ma voglio anche dirvi che è difficile in questo caso dire sono completamente dalla parte di Bonucci, sono completamente dalla parte della Juve, tendo molto di più dalla parte della Juve, anzi, senza giri di parole, sono al 101% dalla parte della Juve. E per certi versi sono dalla parte di Bonucci e per altri invece sono dalla parte non della Juve ma di Allegri. Perché intendiamoci, questo è un Allegri versus Bonucci, non è un Bonucci contro Juventus, è un Allegri versus Bonucci. La Juventus è il tramite, è quella cosa che viene buttata in mezzo al discorso ma che non c'entra niente con tutta questa situazione. Perché vi dico questo? Perché secondo me la prima parte di intervista da parte di Bonucci è condivisibilissima, cioè vengono espressi dei concetti che condivido e che erano gli stessi concetti che vi avevo portato nei video di quest'estate quando si parlava della situazione Bonucci. E cioè Bonucci cita più volte Allegri senza mai effettivamente pronunciare il nome nel cognome, dice sempre l'allenatore e già qua ci fa capire che ci sono dei problemi con quella figura, ci sono stati dei problemi con quella figura. Io oggi sono sempre più convinto che la scintilla definitiva per far poi scoppiare questo incendio sia stata la dichiarazione di Bonucci al termine dell'eliminazione contro il Siviglia che dice alla Juventus non ci possono essere obiettivi minimi. È per questo che vi dico, qui io sto dalla parte di Bonucci. Se davvero è nato tutto questo casino, perché di casino si tratta, per quella roba lì, io sto dalla parte di Bonucci. Se Bonucci mi dice la Juve, Allegri, perché non la Juve, ma Allegri, non mi ha dato la possibilità di salutare come potevo e come volevo il mio pubblico dopo oltre 500 partite in bianconero, io qui sto dalla parte di Bonucci perché è esattamente quello che vi dicevo anche quest'estate. Mi dispiace che sia finita così. Figuriamoci adesso come mi può dispiacere che sia arrivato addirittura a questo punto la situazione. C'è da dire che lo stesso Bonucci aveva già scelto di non salutare comunque il pubblico della Juventus con una standing ovation o con una passerella finale, quando era andato al Milan, perché poi non c'era in preventivo l'ipotetico ritorno di Bonucci alla Juventus. Anche qua Bonucci è andato a spiegare come la prima partenza dalla Juventus, la prima fuga dalla Juventus, il primo dei due addii, era già stato, si era arrivati proprio per quel motivo lì, no? Perché c'erano stati dei litigi con una certa figura come Massimiliano Allegri, con la quale Bonucci dice non sono mai riuscito ad avere il rapporto che volevo io. Quindi che tra Bonucci e Allegri non ci fosse buon sangue, questo lo avevamo capito da un pezzo e da quella sfuriata col Palermo che sappiamo che tra Bonucci e Allegri non ci siano grandi divertimenti. Lo sgabello di Oporto, la finale di Cardiff, Dio solo sa cosa è successo all'interno di quello spogliatoio nel primo tempo, a fine primo tempo, la cessione, il ritorno, la fascia di Dybala piuttosto che a Bonucci e bla e bla e bla e bla. Quindi tra Bonucci e Allegri sicuramente questo gran rapporto non c'è, non c'era e non ci sarà. E il fatto che non citi mai Massimiliano Allegri direttamente, ma parlando solo di allenatore, ti fa capire proprio come questa sia una guerra tra due persone e la Juventus finisce in mezzo a questa roba qui. E vi dico, la prima parte dell'intervista io mi ritrovo col pensiero di Leonardo Bonucci, perché un pensiero di sì, però non ci si è comportati bene, sì, però mi avevano dato garanzie, sì, però, sì, però, sì, però. E poi però cosa succede? Bonucci dice, arrivano Manna e Giuntoli a metà luglio a casa mia e mi comunicano che sarò messo fuori rosa, sarei stato messo fuori rosa dalla Juventus e che non mi sarei più potuto allenare con i compagni e che non avrei fatto parte della squadra perché avrei bloccato la crescita della squadra. Anche qui, da cosa nasce? Perché quanti giocatori ci sono nella Juventus che non fanno più parte del progetto tecnico, che bloccherebbero la crescita della squadra? Quanti davvero negli anni? Ma quanti? Ma quanti ne abbiamo visti? E
Allora, per Bonucci non possiamo pensare che sia stato un discorso tecnico, è stato sicuramente un discorso comportamentale, un discorso di incompatibilità di caratteri. E ovviamente, ancora una volta, discussione tra Allegri e Bonucci. La Juventus è il contorno, è il contesto, ma nulla a che vedere con questa situazione. E la Juventus è la grande danneggiata da questa cosa, perché Bonucci fa causa alla Juventus, non ad Allegri. E infatti poi la domanda che mi fanno è: ok Bonucci, d'accordo, però come si arriva da questa roba qui alla causa? E lui dice subito: non è una questione di soldi. Non può essere una questione di soldi, è una questione di principio, lo dice lo stesso Bonucci. Però ora non fai causa alla Juventus, perché poi l'accusa che muove Bonucci alla Juventus è grave, perché Bonucci dice: la Juventus non mi ha dato la possibilità di allenarmi a un certo livello, che era il livello che volevo io per riuscire a mantenere determinati parametri per la competitività atletica. Questa è una bugia, perché comunque Bonucci ha usufruito delle attrezzature della Juventus, dei luoghi della Juventus, si è allenato alla Continassa, non con la squadra, ma con un gruppo di giocatori che era stato messo fuori rosa, con comunque l'abbigliamento tecnico della Juventus. A Bonucci non era stata preclusa questa roba qui. Quindi il fatto che Bonucci voglia far causa perché la Juventus non gli ha dato la possibilità di mantenere un livello atletico adeguato, beh, questa, scusatemi, ma è una roba che per me non sta né in cielo né in terra. Perché abbiamo capito che Leonardo Bonucci fa sta roba per farla pagare a chi l'ha tagliato fuori dalla Juve. Bonucci dice anche: io per l'amore della Juve ho buttato giù tante volte, sarei rimasto come sesto. Io non ho dubbi sul fatto che Bonucci sarebbe rimasto come sesto, perché già quest'anno poi era stato così. Però Bonucci tante volte parla di nazionale all'interno di questa intervista, ti fa capire come effettivamente la Juventus potesse essere quel tramite lì per arrivare comunque da capitano della nazionale a Euro 2024, che è l'ultimo obiettivo che ha in testa Bonucci prima di smettere. E questo ed è ipocrita non sottolinearlo, che Bonucci volesse utilizzare comunque lo status di difensore della Juve per arrivare lì, secondo me non ce lo toglie dalla testa nessuno. Infatti a un certo punto Bonucci che cosa fa? Dice anche: io l'anno scorso sul finale mi ero fatto delle domande, volevo capire se ero ancora un calciatore, e le prestazioni che ho fatto mi hanno dato la risposta: sì, ero ancora un calciatore di livello. Io me le ricordo quelle prestazioni. E Bonucci faceva fatica a reggersi in piedi all'interno di un contesto comunque complicato, perché la Juventus di Allegri, non prendiamoci in giro, è un contesto complicato per tutti, a maggior ragione per un giocatore che non è in forma o non era in forma come Leonardo Bonucci. Ma io Bonucci l'ho visto faticare con la nazionale, l'ho visto faticare con la Juventus, e non da un punto di vista tecnico, quanto più da un punto di vista atletico. Non mi sembra più un giocatore in grado di poter giocare nemmeno 90 minuti continuativi, non può essere un titolare, non può essere un giocatore sul quale fare affidamento. Quindi quelle "io mi sentivo, ho avuto le risposte", non lo condivido mica, ma questa è la mia lettura. E credo che sia anche comunque diritto da parte di una società o di un allenatore far notare che atleticamente un giocatore non è più adeguato, idoneo, e che quindi se c'è la possibilità di scegliere, si sceglie di metterlo fuori rosa. Cioè Bonucci non è il primo giocatore messo fuori rosa nella storia del calcio. Non siamo di fronte a un inedito, però Bonucci fa la protesta dicendo: non mi facevano allenare con la squadra, non mi permettevano, tanto se sei fuori rosa con la squadra non ti alleni. Che ci siano state motivazioni un po' così da spingerti fuori rosa e che il fatto potesse venire meglio, qua c'è tutto il mio supporto. Arrivare a far causa alla Juventus per sta roba qua, secondo me si è andati troppo oltre. Come passare, per quanto mi riguarda, dalla parte del torto partendo da una posizione favorevole, una posizione di ragione? Perché ribadisco, secondo me Bonucci non paga il discorso atletico, non paga un discorso economico, paga un discorso di rapporti con l'allenatore, lo fa capire chiaro e tondo. Infatti a un certo punto c'è anche una frecciatina di Bonucci nei confronti di Allegri, perché dice: adesso sto bene, finalmente, dopo tanti anni sto bene fisicamente, sarà il fatto che in Germania stiamo facendo una preparazione di un certo tipo, più intensa rispetto a quelle che faceva la Juventus, proprio per far capire che comunque i metodi di allenamento della Juventus negli ultimi anni non sono stati adeguati. Bonucci dice tra l'altro: io sarò sempre grato alla Juventus, questa non è una mia roba contro la Juventus, è una roba contro la Juventus di adesso. Questo è un discorso molto interessante, però ribadisco, questa campagna nei Bonucci non è contro la Juventus, è una campagna contro Allegri. E quindi se si vuole muovere nei confronti dell'allenatore,
accusato reo di aver detto delle bugie dallo stesso Bonucci all'interno di questa intervista è un conto, se si vuole muovere la causa nei confronti della Juventus è un altro, anche perché Bonucci a un certo punto parla di tifosi, del fatto che i tifosi siano sempre stati vicino a lui, però secondo me sono anche parole che sfumano nel vento, perché a un certo punto Bonucci dice l'altro giorno con l'Unione abbiamo perso 3-0 e in Italia siamo indietro anni luce, anche se abbiamo perso 3-0 i tifosi sono stati lì, hanno applaudito, hanno fatto tanto l'Unione di Berlino, con tutto il rispetto del mondo, non è la Juventus. Da qui voglio partire. Se la Juventus perde 3-0, credo che poi vada valutato anche l'avversario, ma credo che sia giusto che il tifoso della Juventus non sia contento. Non sia contento. Poi se succede all'interno di una stagione in cui comunque un passo falso ci può stare anche grosso, se diventa lo standard, non esiste che il tifoso della Juventus sia contento del 3-0 e ti faccia l'applauso. Non esiste, perché sei la Juventus. E a maggior ragione Bonucci dice non mi rispecchio in questa Juventus. Bene, allora dovresti sapere che se perdi 3-0 la Juventus. Però allo stesso tempo, indirettamente, allora un attacco anche al tifoso, alla mentalità del tifoso, che è un concetto che io condivido, però poi non facciamo passare come i tifosi meravigliosi, li voglio difendere, no, la Juventus sai, però io questo è un discorso, è una partita che andava giocata tra Allegri e Bonucci. Allegri e Bonucci. Invece cosa succede? Che Bonucci fa causa alla Juventus. E quindi, come vi dicevo all'inizio, io non credo che si possa andare dritti da una parte, sto dalla parte di Bonucci, sto dalla parte della Juventus. Io sto molto, anzi completamente dalla parte della Juventus, perché la Juventus ha semplicemente preso una decisione, cioè mettere fuori rosa un calciatore. E poi successivamente sto dalla parte di Bonucci in minima parte, perché effettivamente è brutto finire così, e dopo 500 partite e tanti trofei e tanti momenti felici e tristi, forse Bonucci, anzi per me sicuramente, poi per tanti forse, meritava un finale di un altro tipo, ma questa roba qui per farla pagare all'allenatore mettendo in mezzo la Juventus è una roba che non mi va giù, è una roba che non mi va giù, e io sono dell'idea che non abbia senso escludere Bonucci per le ragioni che vi dicevamo prima, e quindi questo litigio che secondo me si è scatenato post eliminazione di Siviglia. Quindi io difficilmente utilizzo dei termini così pesanti, ma tutta questa situazione la vedo come una buffonata, una bambinata di Leonardo Bonucci, che poteva tranquillamente evitare di coinvolgere la Juventus all'interno del discorso, perché il nemico nella testa di Bonucci non è la Juventus, è un'altra persona, sappiamo chi, una persona che non è stata nominata da Bonucci in questa intervista, e allora se voleva farla pagare a qualcuno, poteva farla pagare direttamente a quella persona.